Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene ragazzi, allora quest'oggi giornata bellissima, fa molto caldo qui a Lanzarote. La Calima è arrivata a farci compagnia, ma non si è portata via il fortissimo vento che ancora ci accompagna. Bene ragazzi, io prima di lasciarvi il video però vi volevo dare l'aggiornamento per quanto riguarda i casi di quest'oggi, ovvero 17 nuovi casi positivi, però sono state registrate 26 guarigioni, dimissioni, chiamatele come volete, ed abbiamo un totale di 224 casi attivi qui sull'isola di Lanzarote. Detto questo, io adesso vi lascio il video, ma mi raccomando, seguitelo fino alla fine perché ho delle importanti, anzi importantissime comunicazioni da darvi. Thank you.
fa compagnia. Sembra che durerà fino a martedì e le raffiche potranno raggiungere fino a 80 km orari. Sembra veramente che questa volta ci stia dando dentro, perché ormai sono all'incirca 8-9 giorni che abbiamo questo vento giorno e notte che veramente non ci abbandona mai, e stare in spiaggia chiaramente non è molto semplice perché si alza tantissima sabbia e quindi oggi anche la spiaggia è praticamente deserta. Come potete sentire, questo è il rumore del vento. Sembra di essere la turbina di un aereo, almeno l'effetto lo stesso. Bene ragazzi, eccomi di nuovo qui. Allora, come promesso, io ho un'importante notizia da darvi, perché abbiamo appreso attraverso uno dei giornali principali spagnoli, ovvero El País, che il presidente Pedro Sánchez ha rilasciato quest'oggi un'intervista dichiarando che a partire da lunedì la Spagna entrerà, anzi, la Spagna accetterà Regno Unito e Giappone tra gli stati che potranno visitare appunto la Spagna senza più una motivazione come era fino adesso. Chiaramente però, per quanto riguarda le persone provenienti dal Regno Unito e dal Giappone, una volta rientrate nei loro paesi dovranno chiaramente effettuare un test e momentaneamente è ancora obbligatoria la quarantena. Il tutto è comunque stato riportato nel BOE, ovvero la Gazzetta Ufficiale di Stato, proprio con la data di oggi. Inoltre, a partire dal 7 di giugno, tutte le persone con un certificato Covid digitale, ovvero che avranno ricevuto la completa dose di vaccino, potranno spostarsi liberamente all'interno del paese spagnolo. Tutto questo fa parte della notizia che vi ho appena detto. Mi raccomando, se volete vedervi il video, andarvi a leggere nel dettaglio la notizia, trovate nella descrizione il link direttamente del giornale El País con anche il video completo della conferenza stampa che è stata effettuata proprio quest'oggi. Bene ragazzi, per quest'oggi è davvero tutto, io vi saluto. Vi do appuntamento come sempre a domani per un nuovo video. Se vi è piaciuto questo, mi raccomando, lasciatemi un like. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao, a domani!